Signor Presidente, onorevoli senatori, l'appuntamento del Consiglio europeo rischia di riprodurre un rituale e una liturgia fin troppo vista negli ultimi mesi. Si tratta del terzo appuntamento del Consiglio europeo in un mese, con un ordine del giorno che è sostanzialmente lo stesso. Indice dunque di un problema di malfunzionamento, direi di metodo prima ancora che di merito, che l'Italia non ha mancato di far notare nel corso delle ultime riunioni, sia nelle sedi istituzionali cui partecipano i rappresentanti del Governo che in sede tecnica, laddove partecipano gli Sherpa. Il metodo, infatti, in questo caso è sostanza. Se il Consiglio europeo si riunisce 4 volte l'anno e assume decisioni che vengono poi implementate e attuate nel corso delle settimane, è una storia. Ma se viceversa il Consiglio europeo si riunisce una volta ogni 20 giorni, producendo documenti sulla cui redazione si perdono le giornate, ma sulla cui implementazione poi si segna un risultato prossimo allo zero, il problema del funzionamento va posto non da parte degli euroscettici, ma da parte di coloro i quali vogliono bene alle istituzioni europee e pongono questo tema come cruciale. Apro su questo una parentesi che però affronta di striscio la questione della composizione del Consiglio europeo. Un grande studioso ha scritto qualche mese fa ormai un pregevole articoletto e poi credo che stia completando un libro sulla vetocrazia. È uno studioso americano che già ha avuto modo di essere molto studiato nel corso degli ultimi anni, ma l'idea del potere di veto cui non corrisponde un potere decisionale non riguarda soltanto le istituzioni europee, riguarda anche alcuni governi europei. Cerco di essere molto breve ma molto esplicito. Quando abbiamo iniziato a discutere in quest'Aula della legge elettorale, e poi allora avevamo idee diverse e probabilmente anche adesso continuiamo ad avere idee diverse, tutti insieme però condividemmo tra le varie ipotesi di scuola o comunque tra le varie ipotesi in campo il modello spagnolo. E allora individuavamo il modello spagnolo come indice di governabilità. Stiamo vedendo in queste ore, in questi giorni, in queste settimane, che la Spagna rischia di non essere in condizioni di produrre un governo, tanto che non è più esclusa l'ipotesi di un ritorno al voto. In Irlanda, in Slovacchia, la situazione elettorale delle ultime settimane non ha prodotto un governo chiaro. E se volete, in Portogallo il partito uscito vincente dalle elezioni non è quello a cui è stato affidato il compito di formare un governo. Se a ciò si aggiunge che la Grecia ha votato 3 volte in un anno nel 2015, 2 volte per le elezioni politiche e 1 volta per un referendum, ci rendiamo conto che il quadro delle regole del gioco e del metodo di lavoro non è un strumento di discussione per addetti ai lavori, ma in Europa è parte del problema che stiamo affrontando. È una grande questione di metodo. Io credo, come ha scritto qualcuno oggi su un importante quotidiano italiano, che alla luce di questo anche chi critica l'Italicum debba riconoscere che l'Italia si accinge ad avere una visione molto più stabile e chiara, come peraltro hanno i francesi ed altri, quelli cioè che fanno riferimento a un ballottaggio che alla fine per forza dichiara un vincitore. Ma se
a fronte di un voto non corrisponde un impegno da parte del governo o comunque del potere esecutivo, il rischio è riprodurre in misura sempre maggiore un sentimento di disconnessione tra i cittadini e le istituzioni che produce come prima conseguenza immediata l'allargamento della frattura tra cittadini e classe dirigente. Lo dico perché la discussione sul modello di realizzazione e di gestione dei consigli europei non è, come banalmente è stato riportato, anche probabilmente per un eccesso di sintesi da parte nostra, non vogliamo più fare un consiglio europeo ogni 15 giorni, che pure ha un suo perché, ma è l'idea stessa di un meccanismo che rischia di impantanarsi nel potere del veto. Si passano i pomeriggi a discutere le virgole, ma alla fine la conclusione è che le decisioni prese non si implementano. Fa da contraltare a questo ragionamento l'ordine del giorno del Consiglio europeo, lo stesso delle ultime volte. E quindi anche questo mio intervento non potrà che ripetere i punti fondamentali, qualificanti l'azione del governo italiano. In primis, sulla grande questione migratoria. Per utilizzare una sintesi estrema, l'Italia è favorevole all'accordo con la Turchia, ma non a tutti i costi. Ci sono dei presupposti politici, morali, di valori che ci fanno richiamare la necessità di non venir meno all'ideale costitutivo dell'identità europea. Se vogliamo essere sinceri con noi stessi, ci è già capitato in quest'Aula in un dibattito recente, l'Italia è un paese che si può permettere la virtù della coerenza nei rapporti con la Turchia, atteggiamento che, ahimè, non può essere allargato agli altri o a tutti gli altri. Sia con il governo di destra, sia con il governo di sinistra, sia con i governi di destra che con quelli di sinistra, la linea politica dell'Italia nei confronti della Turchia è sempre stata sostanzialmente identica, possiamo levare il sostanzialmente. Apertura vera, e questo avveniva, ricordo una visita dell'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ad Ankara nel 2009, in un quadro nel quale si cercava di valorizzare lo sforzo che la Turchia stava facendo. L'Italia non ha cambiato posizione, gli altri paesi europei sì, prima imponendo uno stop frettoloso a quel processo di allargamento, a quel dialogo, a quel compiuto negoziato, e poi insistendo per cambiare immediatamente posizione. È anche vero che oggi c'è un'altra Turchia, attraversata da tensioni, attraversata da difficoltà, attraversata anche da momenti di disagio, e vorrei che non dimenticassimo qui le vittime dell'attentato di lunedì e che potessimo esprimere tutti insieme la solidarietà e l'affetto italiano al popolo turco e alle famiglie che sono state vittime dell'attentato. Ma il punto chiave, centrale, e su questo concludo il primo passaggio, è che l'Italia vuole l'accordo perché sa che un accordo è importante per ridurre il peso, in particolar modo sulla Grecia e non soltanto sulla Grecia, ed è importante poter discutere e dialogare con i nostri amici turchi sul come individuare un aiuto nella gestione della migrazione. Senza dimenticare, mi sarà permesso, che in questo momento non c'è soltanto una emergenza in Turchia, c'è la Giordania, c'è il Libano, ma vorrei che tutti insieme valorizzassimo un gesto molto importante che ha compiuto qualche ora fa il nostro Presidente della Repubblica, quando in Etiopia, nel corso della visita di Stato che sta svolgendo in Africa tra Etiopia e Camerun, ha scelto di visitare un campo profughi che è composto non da qualche migliaio di persone, ma da decine di migliaia di persone, segno evidente che l'emergenza migrazione può essere attenzionata dai media soltanto in alcune zone del mondo, ma è una grande emergenza che tocca non soltanto la Turchia o la Giordania o il Libano, ma va dall'Africa al sud-est asiatico. Dunque la posizione sulla migrazione per l'Italia è la stessa della volta scorsa, è una posizione coerente,
Due anni fa ci dicevano che soltanto noi dovevamo affrontare la questione dell'immigrazione, oggi la realtà dei fatti dimostra che c'è bisogno di una risposta europea. Quando un anno fa, ad aprile, dopo i tragici fatti del Mediterraneo, siamo andati a chiedere il Consiglio europeo straordinario, ci hanno guardato come quelli che chiedevano chissà che cosa, ma alla fine la conclusione è che la nostra posizione di allora, cioè l'immigrazione è un grande tema europeo e l'Europa deve rispondere, è diventata oggi patrimonio condiviso da parte di tutti. Tuttavia, la risposta ancora stenta ad assumere i contorni di una risposta credibile. Si sono fatti gli hotspot, non si sono fatti i rimpatri e le relocation. Si sono fatti passi in avanti di natura politica, ma allo stesso tempo non si è preso atto che quel muro della paura che è stato costruito è sempre più forte. E sarebbe sbagliato definirlo semplicemente e banalmente populismo o demagogia. Perché è un sentimento, è un seme che sta attraversando tutta l'Europa e se guardiamo le elezioni primarie in America non si ferma in Europa. È il votare sulla base della paura dell'altro, della paura del diverso. È il votare sulla base del terrore di ciò che l'altro può esprimere. Ho detto dell'immigrazione, ho detto della posizione italiana, mi sia consentito una brevissima chiosa prima di passare al tema economico, su un fatto. Negli ultimi giorni non c'è stata soltanto la vicenda turca, ma gli attentati e la minaccia terroristica ha colpito al cuore alcuni paesi, in particolar modo dell'Africa. Faccio riferimento soprattutto alla Costa d'Avorio, dove un resort è stato colpito con i suoi ospiti, che sono diventati vittime. Faccio riferimento alla scia di sangue che collega ormai costantemente, settimanalmente, zone diverse del nostro pianeta, ma che sono unite da un disegno criminale e atroce di chi vuole disintegrare la nostra vita e quando non ce la fa vuole costringerci alla paura. È la minaccia del terrorismo estremista di matrice islamica che trova le sue vittime, i suoi target in un hotel di lusso, in un ristorante a Parigi, in una scuola in Pakistan, in un'università in Kenya, in un museo in Tunisia, in una chiesa in Nigeria, e voglio sottolineare quella bellissima lettera delle quattro suore cattoliche uccise nello Yemen, nel silenzio generalizzato, e che fa riflettere per chi ha avuto modo di leggerla. Sono le sinagoghe che vengono prese di mira a Bruxelles come a Copenaghen. Il terrorismo non ha finito di compiere il suo disegno terribile e tragico e atroce. Noi dobbiamo convivere con questa minaccia. Permettetemi di dire qui, in Senato, nel Senato in cui molti di voi hanno più esperienza e una maggiore capacità di un maggiore vissuto anche personale. Noi abbiamo sempre convissuto con l'emergenza. Non è vero che l'emergenza arriva oggi. Io ho 41 anni. Quando andavo al liceo, la mafia metteva le bombe nelle nostre città. Io ricordo perfettamente, un mese prima della maturità, lo scossone nella mia Firenze legato a quel fiorino e all'attentato agli Uffizi, ai Georgofili, la morte dello studente Spezzino, la morte della famiglia Nencioni. Ma allo stesso modo tutti noi abbiamo ben presente dove eravamo quando Giovanni Falcone o Paolo Borsellino venivano uccisi qualche mese prima. Sono quei momenti in cui ti ricordi perfettamente che cosa è accaduto, dov'eri. Quando tu dici, me lo ricordo bene, perché quando mi è arrivata la notizia ero lì, è il segno che quell'evento della storia ti ha tatuato qualcosa nell'anima. La mia generazione dunque è cresciuta con questa minaccia. La generazione di mio padre all'università vedeva i magistrati
i professori, gli studenti, spararsi per le strade. Era il terrorismo interno, era il brigatismo, erano le forme degli anni 60-70 di contestazione e di ribellione che in alcuni casi assumevano i contorni di un attentato al cuore dello Stato. Lasciatemelo dire oggi, 16 marzo, 38 anni dopo quella terribile strage di Via Fani in cui il presidente Aldo Moro fu rapito e gli uomini della sua scorta furono barbaramente trucidati. L'Italia di allora L'Italia di allora viveva una pagina terribile. Ma se pensate non più alla mia generazione, alla generazione di mio padre, alla generazione di mio nonno, la minaccia era la minaccia esterna. Era la guerra in Francia, era la guerra in Grecia, altro che Consiglio europeo. Altro che discussione sulle virgole. Insomma, la minaccia ha sempre accompagnato la storia del nostro paese. Oggi la minaccia è diversa. È diversa nelle forme con le quali si manifesta. Penso segnatamente alla scelta di obiettivi e di target terribili. E penso anche, lo dico da cittadino europeo, alle storie di giovani della generazione successiva alla nostra che vengono irretiti e attratti dalla minaccia, dall'attrattiva atroce dell'estremismo e vengono chiamati a combattere. Lo dico perché mi è capitato di leggere in un settimanale, l'ho detto alla Camera questa mattina, in un femminile, quindi non in un report, in un settimanale femminile qualche giorno fa, un bellissimo articolo drammatico di una mamma, della madre di uno dei ragazzi che a Bruxelles era cresciuto, si era radicalizzato senza rendersene conto, o meglio, senza che la famiglia ne avesse piena consapevolezza, e che improvvisamente era partito per la Siria. Quella mamma, cittadina europea, nelle periferie di Bruxelles, a un chilometro e mezzo da dove noi ci riuniamo per i consigli europei con i nostri documenti, quella mamma non soltanto non si era resa conto di ciò che stava avvenendo, ma nell'intervista dice una cosa che personalmente mi colpisce molto. Dice: se io avessi capito che cosa stava succedendo, se io fossi stata aiutata, se io avessi avuto delle istituzioni o dei luoghi del volontariato in grado di aiutarmi a cogliere e a scorgere i segni, mio figlio non avrebbe fatto quella fine. 3 mesi dopo la partenza, una telefonata annunciava ai genitori di quel ragazzo, che aveva cambiato nome, era morto da martire. Cittadino europeo. Come cittadini europei sono quelli che hanno fatto l'attentato al Bataclan o a Charlie Hebdo. Perché dico questo? Perché la risposta al terrorismo non può essere semplicemente in un tweet demagogico o in un post su Facebook per dire basta chiudere le frontiere quando talvolta sono chiusi dentro le frontiere delle nostre periferie, dentro le nostre dimensioni umane. Ecco perché accanto agli investimenti in cultura, accanto agli investimenti in sicurezza, noi facciamo gli investimenti in cultura. Ecco perché accanto all'attenzione che occorre dedicare alla cyber security, alla tecnologia, alle forze di polizia, occorre avere un investimento in sicurezza, in periferie, in educazione, nelle scuole. Io credo questo sia uno dei punti chiave. Ho aggiunto questo passaggio perché ho ragione di credere che ne parleremo durante il Consiglio europeo, anche se non sia all'ordine del giorno, perché in realtà è sempre all'ordine del giorno la minaccia terroristica in Europa. E chi la sottovaluta e chi la riduce a un tema da spararsi addosso nei talk show e chi la strumentalizza senza avere la forza di una risposta organica commette l'errore più grave che può fare un politico, l'errore di superficialità e l'errore di demagogia. Su questi punti spero, penso e credo
che tutte le forze politiche possano accettare il principio che l'Italia ha espresso: un euro in sicurezza, un euro in cultura, un euro in polizia, un euro in educazione. E sono molto felice del fatto che nell'ultimo incontro della mia famiglia politica, i socialisti e democratici europei, questo tema sia stato considerato un tema condiviso da tutti. Ho ragione di credere che vi sia lo spazio per portare a una condivisione anche gli amici dell'ALDE e del PPE. Penso che se questo avvenisse sarebbe finalmente un tentativo di presentare la risposta europea non soltanto come una risposta securitaria, ma innanzitutto come una risposta culturale. Esiste infine l'ultimo punto di discussione, che è quello legato alla crescita. Ci avviciniamo a questo Consiglio europeo con l'ennesimo importante intervento della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea e il suo Presidente stanno esprimendo una posizione molto seria, molto lungimirante, nell'interesse dell'Europa, non nell'interesse di un singolo Paese. Tuttavia noi sappiamo perfettamente che la pericolosa minaccia della deflazione che sta ormai di casa, residente in Italia e in Europa, non può essere sconfitta soltanto con la via monetaria. Occorre avere la forza di sostenere che c'è bisogno di una diversa politica di investimenti e di infrastrutture e che c'è bisogno di restituire denaro e potere d'acquisto abbassando la pressione fiscale. Se tu vuoi recuperare la sfida contro la deflazione, non puoi che tornare agli investimenti pubblici e privati e non puoi che ridurre la pressione fiscale, in particolar modo delle famiglie e dei consumatori. Come sapete, questi due principi sono i due principi che animano la politica economica del nostro governo, anche con alcune discussioni qui dentro. Abbiamo una grande questione: investimenti, infrastrutture. L'Italia negli ultimi anni ha perso delle posizioni. Fino al 2006-2007 l'Italia investiva fino a 40 miliardi di euro sulle infrastrutture pubbliche. Poi si può discutere di quante questi investimenti fossero corretti, meno corretti, quanta necessità vi fosse di interventi diversi, ma il dato di fatto è che l'Italia investiva fino a 40 miliardi di euro. Oggi l'Italia è più o meno posizionata alla metà, 20 miliardi di euro. Questo spiega chiaramente, innanzitutto, la difficoltà del nostro Paese di raggiungere la crescita sulla base del PIL degli altri. Da 40 a 20 miliardi è più di un punto di PIL che se n'è andato per mille motivi. Perché quando si sono fatti i tagli agli enti locali, anche comprensibilmente, non dobbiamo certo gettare la croce addosso a loro, hanno preferito tagliare nella strada da rimettere a posto di lì a 3 anni che non tagliare nei servizi. Perché tagliare nei servizi crea un problema di consenso. Non sto dicendo niente di particolarmente visionario, è la realtà. Un comune a cui tagli dei soldi è chiaro che preferisce ridurre le spese per investimento che non le spese per servizi. È accaduto a comuni di sinistra, a comuni di centro, a comuni leghisti, a comuni di destra. È del tutto naturale e fisiologico che questo si è poi verificato anche in virtù di alcune strozzature nel sistema della pubblica amministrazione italiana. Il dissesto idrogeologico, le bonifiche, le opere incompiute. Se tu hai miliardi di euro fermi perché non riesci a far partire i lavori in quanto per ogni bando di gara ci sono 3 ricorsi, è del tutto logico e fisiologico che quei soldi che sono in teoria appostati non vengano spesi. Allora la doppia operazione di sbloccare gli investimenti e la parte infrastrutturale per i comuni, questo è stato l'operazione del 2016 con la sostanziale fine del patto di stabilità, è per la pubblica amministrazione finalmente mandare a gara più opere possibili. Noi siamo andati
non soltanto sul cantiere della Salerno-Reggio, ma a dire che ad esempio la Ionica, la 106, deve essere mandata a gara subito, deve essere più che mandata a gara, più correttamente, deve essere sbloccata subito. Lì c'è già stata una gara. Ma vale per i miliardi di euro bloccati in Sicilia, nelle strade. Ma vale per il dissesto idrogeologico o per le bonifiche, anche in alcuni casi private. Questo lavoro italiano, che è un'assoluta priorità, è però ciò che serve anche all'Europa, la quale Europa oggi vive con sofferenza la mancanza di investimenti pubblici e privati, che il piano Juncker sta cercando di faticosamente di smuovere, ma che sarebbe sicuramente agevolata dal rispetto delle regole che anche altri paesi dovrebbero mantenere e porsi come obiettivo. Se, ad esempio, i nostri amici tedeschi portassero il proprio surplus commerciale dal 7,6% al limite previsto dalla vigente normativa europea del 6%, noi avremmo qualcosa come più o meno 38-40 miliardi di investimenti pubblici che sicuramente aiuterebbero non soltanto la Germania ma tutta l'Europa. Ecco perché questo primo elemento sulla crescita è legato agli investimenti. Dall'altro c'è il tema della flessibilità. Abbiamo già avuto modo di discutere, e vado a terminare, nel corso dell'ultimo nostro dibattito e anche della replica, le considerazioni legate al fiscal compact, ai patto di stabilità e alla flessibilità ad esso connessa. Io trovo che sia importante che l'Italia rispetti la traiettoria. Sono molto fiero e orgoglioso che questo anno sia l'anno in cui l'Italia non soltanto fa il miglior risultato in termini di deficit degli ultimi 10 anni, il migliore, ma anche che la curva del debito stabilizzata rispetto al PIL nel 2015 possa finalmente tornare a scendere a partire dal 2016. Perché? Perché questo è giusto. L'intensità di questa traiettoria è ragione della, è considerata una variabile della flessibilità. Se tu fai il fiscal se tu aderisci al fiscal compact e lo segui com'è, senza flessibilità, la curva è molto ripida. Ma la mancanza di flessibilità ti porta a operare degli interventi che non sono interventi chirurgici, sono interventi di macelleria. Se tu viceversa affermi la flessibilità come valore e quindi abbassi la traiettoria senza cambiarne la direzione, è del tutto evidente che puoi permetterti di fare che cosa? L'unica cosa che serve in Italia e in Europa, abbassare le tasse, in particolar modo ai consumatori. Gli 80 euro, l'IRAP costo del lavoro, la operazione che abbiamo fatto su IMU prima casa, ma anche sull'IMU, IMU e TASI prima casa, ma anche sull'IMU agricola e l'IRAP agricola, non sono un'operazione spot a fini elettorali, per di più in un contesto in cui, sveliamo sto segreto, non si va a elezioni. No, perché questo bisognerebbe anche spiegarlo. Perché ci sono gli spot elettorali quando ci sono le elezioni. E le elezioni noi vogliamo farle, compatibilmente con il rispetto della vigente normativa, e quindi deciderà il Presidente della Repubblica, nel febbraio del 2018. Da qui a febbraio del 2018 sai quante se ne sono scordate di tasse ridotte ai cittadini? Ma è un pezzo di una strategia economica in cui tu devi abbassare le tasse, perché altrimenti sarà sempre più forte un principio in cui, tra il fiscal compact, la scelta di un certo modello economico, la gestione di una politica di rigore e di austerity, è del tutto evidente che se non abbassi le tasse, le famiglie non reggono. E se è vero, come è vero, che in Italia gli 80 euro, l'IRAP costo del lavoro, l'IMU e la TASI prima casa, l'IMU agricola, l'IRAP agricola, sono delle realtà, è altrettanto vero che quella parte di incentivi fiscali che costituiscono non un'alternativa rispetto al Jobs Act, ma una delle due colonne del Jobs Act, leggo oggi, dice, però da quando non c'è più la contribuzione al 100%, il livello di assunzioni è inferiore al livello di assunzioni del 2015. Messie della Palisse non l'avrebbe detto meglio.
è evidente, ma anche quella parte di incentivi fiscali che già altri governi, anche in questa legislatura, l'altro governo di questa legislatura aveva tentato senza esito positivo, perché la realtà poi bisogna anche avere il coraggio di ricordarla, questo strumento dell'incentivo fiscale, accompagnato all'incentivo normativo, sta portando ad avere più posti di lavoro, che sono ancora pochi rispetto a quelli che servono, ma che sono molti di più di quelli che erano attesi. Tutto questo mi porta a dire che c'è una direzione di politica economica da parte di questo governo che può essere apprezzata o meno, ma che a mio avviso è la direzione di politica economica di cui ha bisogno l'Italia, di cui ha bisogno l'Europa. Ridurre le tasse, fare gli investimenti. Per ridurre le tasse occorre la flessibilità, perché senza flessibilità, dopo aver fatto 25 miliardi di spending, le tasse non le riduce neanche Mago Merlino. Senza la flessibilità la riduzione delle tasse sarebbe impossibile, e dall'altro una grande operazione sulle infrastrutture. Jean-Claude Juncker è stato eletto su questa base, flessibilità e infrastrutture, un accordo che ha visto insieme il PPE, l'ALDE e il PSE. Il fatto che nel vertice di Parigi il PSE abbia scelto questa strategia come la strategia non dell'Italia ma del Partito Socialista Europeo ci rende, a mio giudizio, più forti nella battaglia che ci vedrà davanti nelle prossime settimane. Perché se qualcuno pensasse che basterà la manovra bazooka mensile del presidente della BCE per sconfiggere la deflazione, deve sapere che la BCE sta facendo un grande lavoro, ma senza la politica non si riparte. Che la BCE fa un grande lavoro, ma senza le istituzioni politiche europee l'Unione è finita. E allora, dal nostro punto di vista, andiamo al Consiglio europeo, l'ennesimo, con la forza di risultati raggiunti, i 16 miliardi di flessibilità conquistata, l'agenda migratoria cambiata, ma anche contemporaneamente con la consapevolezza che quando questi temi diverranno patrimonio condiviso dell'Europa, solo allora finalmente potremo riniziare a correre.